Quattro giorni all'inizio del nuovo campionato, arrivarci con un gol fatto in Coppa Italia importante e dal punto di vista anche dello spirito, delle motivazioni è diverso, no? Sì, se no era importantissimo vincere a Modena in Coppa Italia, però il bello arriva adesso, comincia il campionato e cercheremo di partire bene, perché è molto importante, sì. Prove tecniche durante il corso di questa settimana, dal 3-4-3 al 3-4-1-2, Fischnaller comunque dentro ci sta benissimo in tutti e due gli schemi. Sì, io col 3-4-3 posso fare sia l'esterno sinistro che destra, e col 3-4-1-2 scusi, posso fare sia la seconda punta che il trequartista. Quindi un giocatore completo? Completo, sono giovane, so che devo migliorare ancora molto, e cercherò di farlo tutti gli allenamenti. Empoli, la prima tappa, poi l'esordio qui al Granillo, insomma un avvio di stagione che potrebbe in qualche modo già dare un indirizzo, una regina giovane ma da quello che si è visto finora molto molto determinata. Sì, sappiamo che le prime partite non sono facili, però noi pensiamo partita a partita e vogliamo cominciare a tutti i costi bene e ci stiamo allenando benissimo e il campionato può arrivare. Mi dici chi dei tuoi nuovi compagni ti ha impressionato di più in questa parte di preparazione e partite comprese? No, io ho tutti quanti, perché vedo molto la differenza fra la C1 e la B. All'inizio ho pensato che solo a livello tecnico, però anche fisicamente son più completi e no, c'è una bella bocca al lupo. Capi lupo.